Non si può pensare alle riserve soltanto come occasione di sviluppo economico, bisogna pensare alle riserve per la fruizione turistica. Quindi quello che stiamo pensando è proprio questo. Intanto fare conoscere le nostre riserve, fare conoscere la bellezza del nostro territorio, fare conoscere la bellezza dei percorsi che esistono dentro le riserve. Infatti quello che vogliamo fare è pubblicizzare questi percorsi in modo tale che la gente, vedendo quanto è bella la nostra terra, possa venire e quindi in questo modo aumenteranno i flussi turistici. Lasciare sì un territorio, un territorio sicuramente scarsamente contaminato, perché sarebbe bello dire incontaminato, ma stiamo facendo in modo di far sì che quello che l'uomo ha fatto di danno, di recuperarlo, investendo in queste riserve. Quindi non solo lasceremo un ambiente migliore, ma nello stesso tempo un ambiente al quale si possa pensare anche per percorsi turistici, per percorsi paesaggistici e quindi un'occasione di sviluppo sicuramente per il nostro turismo. Aree protette, ovvero i gioielli naturalistici degli Iblei. Le riserve naturali della provincia di Ragusa sono le macroaree, dove la natura ha conservato parte delle caratteristiche originarie. Sono le riserve naturali macchia foresta del fiume Erminio e Pino d'Aleppo, dove piante e animali sono le risorse ideali per promuovere una corretta fruizione turistica. Le aree gestite dalla provincia regionale di Ragusa ed individuate come di rilevante interesse naturalistico dall'Unione Europea portano con sé un'educazione di tutela che l'ente sta cercando di divulgare attraverso una forte azione educativa, oltre che di impatto turistico attraverso una campagna di informazione e di promozione che vuole integrare il territorio di questa provincia ai siti più ricercati, accrescendone l'interesse e l'offerta con la diffusione di aree e valori ambientali e naturali con pochi eguali. L'Erminio è il fiume più lungo della provincia di Ragusa. Nasce alle falde del Monte Lauro, un antico vulcano sottomarino, e sfocia dopo un percorso di 50 km nel mare Mediterraneo. La portata ed il corso lungo del fiume sono stati la via migliore per collegare l'altipiano e i territori interni con le coste, da sempre punto di scambi commerciali. Una costa bassa e sabbiosa, cordoni di dune ornate da ginepri, lentischi ed altre piante alofile. Alla fine delle dune, la costa ridiventa rocciosa, dove è facile trovare anche piante esotiche. Gli animali della riserva sono ben rappresentati: uccelli migratori, il martin pescatore, l'aironi cinerino, la nitticora, la marzaiola. Fra i mammiferi spiccano il coniglio selvatico e la volpe. L'alto corso del fiume nasce da Monte Lauro, da una sorgente, ed incuneandosi fra le rocce vulcaniche si dirige verso Giarratana, a sud della quale le sue acque sono state imbrigliate per formare la diga di Santa Rosalia, unico invaso del territorio ragusano. Giungiamo alla macchia foresta del fiume. La presenza del gelso e della palma sono la dimostrazione dell'attività antropica in questa zona.
il turismo ambientale è una tipologia sempre più crescente che sta caratterizzando la nuova offerta turistica, rilanciando un settore che con le giuste strategie potrebbe divenire portante. Il bosco di Pino d'Aleppo, unico luogo dove vegetano specie botaniche di grande interesse scientifico, sede anche di importanti insediamenti di antiche civiltà, come i coloni greci, fondatori di Camarina, unica zona irrigua del territorio e per questo anticamente molto ambita. Bosco si insana fra le arenarie di Vittoria e nelle belle giornate di sole le sagome verdi degli alberi giocano con le loro ombre scure confondendosi col biancore delle rocce, formando vere e proprie tavolozze di colore. Nonostante le attività antropiche, si possono incontrare conigli selvatici, volatili e volpi in uno scenario sempre imprevedibile. Itinerari stimolanti per i viaggiatori che decidono di scoprire il risvolto storico, culturale e naturalistico della riserva. Signori viaggiatori, allora, benvenuti tra le riserve naturali della provincia di Ragusa. Buon viaggio!